Ora è ufficiale, il calcio italiano riapre i battenti e dopo mesi di infuocate polemiche, alla fine il ministro Spadafora ha rivisto la sua posizione e dato l'ok alla ripresa della Serie A. Qualche mese fa era impensabile, ha dichiarato, ora è giusto che anche il calcio si rimetta in moto. Quindi si gioca, tutti d'accordo, no? Non scherziamo. Un secondo filone di polemiche è appena iniziato, il tutto contro tutti è semplicemente dietro l'angolo. 127 partite tra campionato e Coppa Italia, che verranno disputate dal 13 giugno al 2 agosto, e c'era chi, in tempi non lontani, si lamentava del fatto che i giocatori arrivassero a fine stagione troppo stanchi. Si ripartirà con l'incubo quarantena, qualora dovesse uscire fuori un altro positivo al Covid-19, con l'incognita di dove poter giocare, a che ora, i calciatori non ne vogliono sapere di farlo alle 16 con 40 gradi, e soprattutto con chi. I giocatori reclamano stipendi e chiedono prolungamenti di contratto a quelli esistenti. Il tutto supportato dai soldi provenienti dalle pay TV, che riceveranno a breve ingiunzioni di pagamento, perché di finanziare con l'ultima tranche questo assurdo teatrino con gli stadi vuoti non ne hanno la minima intenzione. Quindi il calcio riparte? Certo, appena i calendari saranno ufficializzati, poi toccherà mettersi d'accordo sui soldi, poi sugli orari, poi sugli stadi, sulle modifiche del protocollo in corso d'opera e su dove vedere le partite senza creare assembramenti. Insomma, l'inizio di un'estate bollente. Beh, che dire, buon calcio a tutti!